Le maschere degli uomini albero, degli orsi, delle quaresime e la ritualità del matrimonio per rappresentare l'unione e la vicinanza tra l'uomo e la natura. Queste le figure tradizionali che daranno vita al Carnevale di Satriano di Lucania, una delle manifestazioni più note e pittoresche della Basilicata. Il comune lucano accoglierà visitatori curiosi domenica 10 febbraio per un'intera giornata dedicata al Carnevale, con escursioni e degustazioni oltre alle tradizionali sfilate. La presentazione dell'evento è stata ospitata nella sede dell'Agenzia di Promozione Territoriale di Potenza. Presenti all'incontro il presidente e il direttore del Parco Nazionale Appennino Lucano, Domenico Totaro e Vincenzo Fogliano, il direttore dell'APT Basilicata, Gian Piero Perri, il sindaco di Satriano di Lucania, Michele Miglionico, e Nicola Manfredelli, presidente del GAL Marmo Melandro. Insieme alle classiche maschere e riti carnevaleschi, quest'anno uno spazio particolare è stato dedicato all'attenzione per la tutela ambientale e alle potenzialità economiche e turistiche della manifestazione. Un aspetto sottolineato più volte dagli organizzatori, che hanno voluto rimarcare come le maschere del rumito e dell'orso rappresentino la vicinanza dell'uomo alla natura, che si trasforma con le maschere in albero e in animale. Una festa questa che vuole portare a riappropriarsi delle tradizioni e dei propri valori e riscoprire i tanti significati del rapporto tra uomo e natura, unendo alla tradizionale festa del Carnevale la difesa del territorio.